Grazie, grazie Luisa e grazie a Carlo De Maria per questo invito. Peraltro, è molto bello pensare che queste tematiche siano affrontate in un progetto che noi consideriamo di Public History, è un progetto di storia condivisa, di storia pubblica, di storia partecipata, che è la Festa Internazionale della Storia. E io vorrei solo portare alcune riflessioni proprio a partire dal titolo di questo nostro incontro e forse quelle tre parole chiave che sono il sottotitolo, cioè Public History, didattica della storia ed educazione al patrimonio. E vorrei portare le mie riflessioni a partire, diciamo, da alcuni aspetti molto contingenti e attuali che stanno succedendo. Noi sappiamo l'eliminazione del tema di storia alla maturità, che ci ha colpito particolarmente, tutti quanti impegnati e sono stati appunto prodotti manifesti e indicati, insomma, proposte e controproposte rispetto a questo aspetto e anche però la diciamo, proposta di legge che vede reintegrare come disciplina, ricordiamoci che fu Aldo Moro il primo che sollecitò l'insegnamento dell'educazione a civica, noi chiameremo oggi educazione a cittadinanza attiva, che viene riproposta come disciplina all'interno dei contesti scolastici di ogni ordine e grado. E cosa voglio dire? Diciamo che se io mi rifaccio al tema della didattica della storia e lo collego all'aspetto del tema di maturità della storia, certamente vorrei portare una mia riflessione, perché come ben tutti sappiamo, gli studenti che sceglievano quel tema di storia alla maturità erano una percentuale bassissima, ci attestiamo neanche all'1% per quanto concerne il tema relativo alle foibe, poco più il 4,7% di coloro che sceglievano, che hanno scelto il tema dell'Olocausto, in particolare a partire da alcune osservazioni di Hannah Arendt. E allora non è certamente colpa di quegli studenti che ovviamente di tutti quegli altri che non scelgono una disciplina o si cimentano in una criticità di testi storici, ma forse la riflessione, diciamo, è proprio a monte pensando una riflessione nel contesto universitario. Nel contesto universitario perché è indubbio sottolineare un fatto che la didattica della storia nel contesto universitario non si insegna, nel senso che chi è, diciamo, ha la titolarità accademica di insegnare qualsiasi tipo di storia, quindi non faccio un riferimento ovviamente a una storia particolare nella periodizzazione, ma mi riferisco ovviamente nel mio caso storia medievale, è molto difficile pensare congiuntamente di fare 1.000 anni di storia e poi di ritagliarsi il tempo necessario per fare anche la didattica della storia. Però i nostri studenti, coloro che insomma abbiamo di fronte, peraltro vedo alcuni miei studenti che ringrazio di essere qui oggi, e implica il fatto che i futuri insegnanti, scuola dell'infanzia, primaria e dei gradi superiori andranno a insegnare quella disciplina e quindi la riflessione sull'attività di apprendimento e insegnamento della storia e su quel concetto che difficilmente comunque viene esplicato in un insegnamento della disciplina in ambito accademico è come attivare, come interessare i nostri studenti nel dare il senso dell'utilità dell'insegnamento della storia. Quindi la storia si insegna non bene e continua a insegnarsi sempre peggio e di conseguenza viene recepita in un certo modo e necessariamente in un circolo vizioso viene insegnata peggio, per cui non ci dovrebbe sorprendere il fatto che praticamente quasi il 96% di studenti non sceglie il tema di storia. Probabilmente, diciamo, quel seme che dovresti già lasciare in un contesto di scuola dell'infanzia non viene sufficientemente attivato e interessato perché la motivazione è uno degli aspetti fondamentali. E al tempo stesso però cosa si richiede? Che venga proposto l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva. Questo credo che sia una cosa molto bella e molto importante, però ovviamente a chi è che andrà a insegnare nei contesti precedenti l'università l'educazione civica? È l'insegnante di storia, probabilmente sarà l'insegnante di storia, però storia, insomma, voglio dire, si fa 2 ore a settimana, come se è possibile dare all'insegnante di storia anche, diciamo, una disciplina che di per sé stesso, se io parlo di cittadinanza attiva, implica un discorso di partecipazione, di democrazia, parlo di un processo che mi implica il fatto di essere attivi, quindi una riflessione che è su quei principi costituzionali, ma che vanno oltre quei principi costituzionali, che significa praticare nella quotidianità quei principi costituzionali, quindi il concetto di essere attivi.
tempi, perché è un conto leggere quegli articoli, un conto avere la consapevolezza di che cosa ci sta, cioè la storia che ha portato quegli uomini e quelle donne a scrivere quegli articoli e come io nella mia quotidianità mi posso inserire in quel processo politico, quindi attivamente. E il tempo per fare educazione civica è pochissimo. Io porto solo questa esperienza, sono reduce da un progetto di ricerca europeo sull'educazione alla cittadinanza attiva, dove si è intorno a un tavolo si è incontrati storici, pedagogisti, sociologi, tutte le discipline per 3 anni a definire, solo a definirci, cosa intendiamo noi per educazione alla cittadinanza, perché il concetto ovviamente italiano era diverso rispetto a quello francese, dove si utilizzano altri termini, il vivere insieme, il concetto di patrimonio era diciamo inteso anche in maniera diversa, quindi un po' un'epistemologia, una terminologia comune è stata davvero molto molto difficile. Si è tentato di costruire un curriculum di educazione alla cittadinanza attiva, però a monte diciamo quella interdisciplinarità che necessariamente implica una disciplina come educazione alla cittadinanza attiva non viene insegnata in un contesto universitario. Abbiamo anche tentato, intorno a un tavolo, tanti nostri altri colleghi che sono cimentati in altre discipline, perché se noi pensiamo all'educazione alla cittadinanza attiva noi capiamo che è qualcosa che attraversa tutte le discipline. Quindi, ritornando un po' diciamo a queste davvero suggestioni, il concetto passa attraverso la formazione, una formazione fondamentale che parte dal mondo accademico, che per la maggior parte è assente, dove una disciplina come la didattica della storia il più delle volte viene snobbata, dove chi scrive in tale ambito, che è la didattica della storia a livello scientifico, è considerato diciamo una pubblicazione il più delle volte di serie C e D, ma che è sostanzialmente fondamentale oggi più che mai nel riprendere il concetto dell'utilità dell'insegnamento della storia. La formazione, che dovrebbe essere una formazione continua per tutto il processo e quindi che va ben oltre quel corso di laurea di 4 anni o di 5 anni o quello che è il 3+2, ma che deve accompagnare i nostri insegnanti ben oltre diciamo quel contesto della scuola. Dico questo perché se noi consideriamo, penso alla festa ma della storia, ma penso a tantissimi altri progetti e penso alla neonata associazione di Public History, ci dice qualche cosa, cioè la società civile ci sta dicendo altro, la società civile ci sta dicendo che vuole partecipare, sta dicendo che vuole costruire dal basso la propria conoscenza storica e vuole inserirsi in quel processo che va oltre il mondo dell'accademia. È un dialogo anche col mondo dell'accademia, ma deve andare oltre quel mondo dell'accademia, perché tutti noi possiamo concorrere nel fare storia, uno perché la facciamo come protagonisti della storia, e al tempo stesso possiamo ognuno con le proprie modalità, chiaramente con rigore scientifico, concorrere a scrivere la storia con qualsiasi altra forma. E quindi questa partecipazione dal basso, questo interesse dal basso ci fa capire che c'è voglia appunto di ritrovare il senso, mi ricollego al titolo di questa tavola rotonda, il senso del tempo e il senso dei luoghi. E io confesso, lo ho anche detto, lo sa molto bene Eloisa nell'intervista che è poi inserita nel numero 2 della rivista Clionè, lei mi ha fatto appunto una domanda molto diretta in merito al discorso della public history. Io quando diciamo mi sono approssimata diciamo allo studio di questa forma di partecipazione della comunità alla storia, ero rimasta un po' scettica di questa etichetta di public history, ben sapendo la storia, dove nasce la public history, in che anni e in quali contesti, che non erano certamente quelli italiani. Però diciamo che ben venga se ci possono essere, diciamo così, delle etichette, o ci possono essere un grande cappello sotto il quale tutti noi ci possiamo riconoscere, e questo grande cappello che permetta a tutti quanti di trovare un tempo, uno spazio, un proprio ruolo all'interno della società. Quindi il fatto di costruire, di fare rete, il fatto di far conoscere quello che si sta facendo, credo che sia fondamentale, cioè credo che la funzione oggi dello storico, ma di chi si occupa di storia, è sempre di più quello che, e riprendo qui la scuola de Zannal, l'accessibilità alla conoscenza storica. Quindi
quindi qualcosa che non può essere ancorato alla nicchia della disciplina storia, come è stato per tanto tempo e in parte continua a esserlo, ma è invece la possibilità e la capacità di saper diffondere non solo nella gradevolezza ma della partecipazione alla conoscenza storica. In fondo siamo tutti artigiani che stiamo piano piano ognuno costruendo e aggiungendo un tassello che continuamente viene rivisto. L'identità è in movimento, il patrimonio è in movimento. Un patrimonio che viene leso è un'identità che viene lesa, a partire da quei graffiti, a partire da quello che noi vediamo, se percorriamo la nostra città. Ecco, penso che, e qui concludo, il rapporto fondamentale tra la conoscenza e la responsabilità credo che sia essenziale per un po' recuperare il senso dell'utilità dell'insegnamento della storia. Grazie.